La live di oggi è Assieme a Latte Più, gruppo storico della scena punk rock italiana di Empoli, attivi dal 97, hanno da poco fatto una pubblicazione in Musicassetta, ne parleremo, non vi anticipo nulla, però è un gruppo che conosco da un bel po' di anni, insomma, da quando li feci la recensione di Stitches. Comunque adesso li invitiamo, eccoli qua. Bella Jay! Ciao Piero, Ciao, come stai? Beh, tutto bene, in diretta dalla sala proprio di Latte Più. sì, tutto. Ti sento malissimo. Purtroppo non vantiamo una grande connessione qua. Ti sento bene adesso, ti sento benissimo adesso. No, vedo che siete in sala prove, dai, ci sta, dai, almeno è una bella location. State suonando parecchio ultimamente in sala? Siete molto spesso in sala? Ultimamente diciamo da che hanno concesso di potersi ritrovare, abbiamo cercato di riprenderci questi 5 mesi di fermo che abbiamo subito a causa del Covid. Immagino, sì. Beh, Quindi ogni scusa è buona per trovarsi in sala prove e suonare. bravi, bravi, fate bene, finché si può fate strabene, ragazzi, fate benissimo. Allora, dai, direi di cominciare con la nostra chiacchierata. Innanzitutto, per i veramente pochi che non vi conoscono, facciamo una sorta di mini bio del Latte Più. Chi siete, dove venite e cosa combinate? Allora, i Latte Più sono una band che viene da Empoli, precisamente da Santa Maria, e attiva dal 97 con 7 dischi all'attivo, di cui 3 in inglese e 4 in italiano. Cos'altro? Abbiamo dei 4 dischi in italiano, abbiamo Guerriglia Urbana del 2000, che ha venduto molto bene, diciamo, con molti cavalli di battaglia che siamo conosciuti nella penisola. Sì. Io vi ho visti un paio di volte live, ma io ho cominciato ad approfondire da Stitches, che l'avevo recensito per un altro portale dove scrivevo prima, Rock Garage, e da lì non ho più smesso di seguirvi. Eh beh, sì, c'è stata la svolta in inglese nel 2014 e da lì, diciamo, ci sono stati vari cambi di formazione e io sono l'ultimo dei cambi di formazione in questione. Sono a bordo da 2 anni circa. Ah, ok, perfetto, quindi l'ultimo arrivato, dai. Poi magari Esatto. ci racconterai anche come sei entrato nella band. Partiamo, visto che hai citato i dischi così, partiamo da Latte Più for Dummies. Nome. Negli Stati Uniti è uscito su CD, mentre qua su cassetta. Parlamene un po' così, com'è queste scelte e soprattutto cos'è, che disco Allora, è? anzitutto Latte Più for Dummies è una raccolta praticamente di canzoni estratte dai 3 dischi in inglese che sono More Than Three Chords, Stitches e l'ultimo Next to Ruin. È una raccolta che è stata realizzata da Pro Rock Records, che è l'etichetta con la quale collaboriamo negli Stati Uniti. 25 tracce, di cui sono 2 canzoni inedite che erano presenti su un paio di split, una cover registrata durante le riprese di Next to Ruin. E il resto è praticamente un best of selezionato da una cerchia di fan tramite sondaggio. Ah, beh, bello, cazzo. E per quanto riguarda la versione CD, è stata disponibile solo negli Stati Uniti come release e praticamente è andata sold out, mentre invece per quanto riguarda l'Europa, abbiamo questa piccola tiratura in formato musicassetta e anche quella lì sta vendendo benone e abbiamo quasi finito le copie già.
quasi finito le copie. Questa non è una bella notizia, cazzarola. Cioè, è una bella notizia per voi, ma per chi la vuole comprare? Avete in mente anche delle ristampe, per caso? Diciamo che stiamo valutando l'idea, visto che comunque la musicassetta è un formato a cui siamo affezionati tutti e tre. Stiamo valutando anche l'idea di ristampare anche qualche altro album e non solo Late Più For Dummies su musicassetta, quindi teneteci d'occhio e abbiamo aggiornamenti. Perfetto, ma c'è un motivo particolare per il quale negli Stati Uniti siete usciti su CD e qui in Europa su cassetta? Da cosa deriva questa scelta? Allora, la scelta deriva più che altro dal fatto che inizialmente Dummies era stato pensato come un'uscita solamente per gli Stati Uniti. È successo un paio di mesi fa che una piccola etichetta tedesca si è offerta di produrre questa tiratura limitata di audiocassette. E la cosa ci ha intrigato molto e quindi abbiamo deciso che avremmo realizzato quella tiratura di audiocassette appunto per l'Europa e anche via via qualcuna sarà spedita in giro per il mondo. Ma infatti, sempre a proposito di musicassette, guarda, adesso in live che sta assistendo a questa chiacchierata c'è anche il mio socio, collega Paolo, Paua Don Bear Production, no? Che lui è un grande appassionato di musicassette in generale, no? E ne parlavo con lui prima, privatamente, per il fatto che comunque sembra che sta un attimino prendendo piede, ritornando un po' alla musicassetta, soprattutto in ambito punk, ma non solo. Hai anche tu questo sentore? Io personalmente non avevo idea di questo movimento, che continuasse il movimento musicassette e cose così fino a qualche mese fa. Però mi sto rendendo conto che ci sono diverse realtà piccole, tutte bene o male orientate verso un'etica do it yourself, che stanno ritirando fuori l'audiocassetta come mezzo d'ascolto. Tra i quali mi piace citare i nostri, anche una band che conosci bene anche tu l'ha fatta, una band italiana, che sono i Viboras, l'hanno fatta sta cosa. Sì, tra l'altro, io mi sono ricordato, quando mi è stato detto che l'intervista l'avresti fatta tu, c'è in giro una foto dove io e te siamo insieme, fatta al Bayfest dell'anno scorso, tra l'altro. il mondo è molto piccolo. Siamo io e te, un paio di Viboras e altra gente che magari intervisterò in futuro, non lo so, però è molto carina sta cosa. Ho capito la foto. Sì, era l'anno che sono andati Viboras, sì, 2019, sì. E hai citato prima la Pro Rock Records, che se non sbaglio è di Chicago, giusto? Un'etichetta di Chicago. Com'è nato il rapporto con loro? Il rapporto con loro è stato un anno fa, poco più di un anno fa. Ci stavamo muovendo per cercare una distribuzione negli Stati Uniti per Next to Ruin e sono iniziati i contatti e collaboriamo da un anno felicemente, perché comunque nonostante l'etichetta sia piccola, in quest'anno sta facendo dei passi veramente importanti. Addirittura sono arrivati 20 giorni fa a rilasciare uno split fra i Queers e i Two Tens, e tra un mesetto arriverà un altro split sempre con i Queers insieme ai Jasons. Contatto, piano piano lavorare ogni giorno gomito a gomito con loro, siamo arrivati a trovare questa sinergia che è molto buona, molto buona. Immagino, certo. E tornando a parlare un attimo dei vari supporti, musicassetta, CD e quant'altro, come una band comunque attiva da più di 20 anni come voi, comunque diciamo chiamiamola anche un po' old school, come vi rapportate con il digitale e cosa ne pensate? Che idea vi siete fatti dei vari digital store, quali possono essere i vari, quelli che sono Spotify, eccetera, insomma? Allora, diciamo che all'inizio, venendo appunto da un contesto old school e preferendo sempre il formato fisico,
quindi che sia un vinile, un CD, un'audiocassetta. All'inizio c'era comunque dello scetticismo, era stato lasciato un attimino andare tutto un po' per sé. Di recente però ci siamo dovuti ricredere, e perché comunque abbiamo molta gente che arriva magari a noi sul nostro banker o comunque ci contatta dopo averci sentito tramite piattaforme digitali. E quindi diciamo comunque sono un qualcosa di utile, è innegabile che abbiano una certa comodità per quanto riguarda comunque il formato, perché basta avere una connessione, hai tutto, dischi a disposizione. E riguardo a questo volevo dire che di recente siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione degli iscritti che ne detenevano diritti, a riottenere diritti sulle edizioni digitali di quasi tutti i nostri album. E entro breve riusciremo a riuploadarli tutti sulle varie piattaforme, Spotify, eccetera, solo che a questo giro saranno uploadate e seguite interamente dalla band. Perfetto, quindi un motivo in più per chi non vi conosce di seguirvi ancora. Esatto. E l'hai citato prima, allora il vostro ultimo disco di inediti è Next to Ruin, l'hai citato, è uscito un anno e mezzo fa, se non dico cavolate. Sì. Che io ricordi c'è stato un bel feedback, caspita, cioè un bel disco, a me personalmente è piaciuto tantissimo. Cioè, a un anno e mezzo di distanza, cosa pensi di questo disco, insomma? Beh, cosa penso di questo disco? Anzitutto, personalmente è stata la prima volta che mi sono ritrovato a registrare in un qualcosa che non sia un home recording o una cosa del genere, quindi diciamo per me diciamo, è stato un mondo nuovo che mi si apriva davanti. È stato un disco duro da concepire perché ci abbiamo lavorato tanto e sodo, però penso che sia io che Chico che Puccio siamo concordi sul fatto che questo è veramente un disco che porta comunque qualcosa a livello di maturità artistica e quant'altro all'orecchio di tutti per quanto riguarda il nostro percorso musicale, senza contare che dopo 20 anni o qualcosa del genere di Latte Più sono ritornati a registrare in Toscana con Ale Sportelli, Ovi, e per quanto diciamo siano state ore di studio sudate e quant'altro, io penso che il risultato si sente dalla prima nota fino alla chiusura del disco. Sì, assolutamente, concordo totalmente. Tu l'hai detto anche prima, all'inizio della conversazione, sei entrato nella band 2 anni fa, giusto? Se non ricordo male. 2 anni. Scusami? Circa 2 anni fa. Ok, com'è che sei entrato nella TPU? Beh, allora, diciamo, si parte da un attimino un tuffo nel passato. Ho conosciuto Chico in una sala prove grazie al fatto che stava aiutando un musicista qua delle nostre zone con il suo progetto. Dentro questo progetto c'era un mio conoscente e lì ho avuto il primo incontro con Chico. Sono passati 3-4 anni, avevo la mia piccola band personale e così capita per l'appunto che in una sera suoniamo a Empoli e diciamo l'incontro Chico e riesco a conoscere anche il resto dei ragazzi e altri più. Da lì piano piano sono passato, ho avuto l'onore di aprire anche diversi concerti e altri più e tutto questo fino a paio d'anni fa, quando all'improvviso una sera alle 10 mentre mi stavo mettendo a letto perché lavorando al turno mattutino richiede una sveglia abbastanza ingrata,
Ma infatti ti stavo proprio chiedendo, cazzo, vai a letto molto presto, poi mi hai dato il motivo, quindi rispetto assolutamente. Mi suona il telefono e vedo che è una chiamata da parte di Puccio, a che rispondo e è una telefonata di Puccio dove mi chiedono praticamente di prendere parte al loro tour tedesco per aiutarli in quanto Leo, il bassista precedente, non riusciva a partecipare al tour. Da lì ho cominciato a provare, abbiamo affrontato il tour che ci ha portato a giro praticamente per Germania e Olanda, si è toccato posti stratosferici come Amburgo. Bella Hamburgo. E niente, qualche mese dopo, davanti a una pizza di quelle sontuose, mi è stata fatta la proposta e d'altra parte voglio dire, come facevo a dirgli di no? Eh beh, per forza. Guarda, sono arrivati Viboras. Bella Viboras. Dimmi, non Chi è che riesco a si palesa dietro il. Ah. vedere. Ok, no, ci salutano i Viboras, bisogna capire chi c'è dietro quel nick, se c'è Ire, Sallo, Gao, la Giulia. Comunque, ciao Viboras. Io vi voglio bene a tutti, a prescindere da chi sia dietro quel nick. Brava, anch'io, concordo totalmente con te. Ma visto che siete in sala prove, state già lavorando a qualcosa di nuovo? O suonate e basta, cioè, nel senso. Beh, diciamo che stiamo finendo di levare la polvere accumulata in questi 5 mesi di lockdown, stiamo sì lavorando a qualcosa, però per il momento non ci stiamo dando scadenze, che è più stiamo finendo di ritornare a ritrovare quell'equilibrio, quel feeling che ci permette di lavorare, di dare 100% in quello che facciamo. E riguardo concerti, tasto dolentissimo, visto anche gli ultimi, insomma, ovviamente anche voi state lavorando per un 2021, immagino. Sì, a questo punto stiamo riponendo le speranze nel fatto del 2021 e nel fatto che il Covid se ne vada e ci lasci tornare alla normalità e soprattutto a fare quello che ci piace, che è suonare dal vivo a giro per il mondo in mezzo alle persone. Oh, passate qua nel Milanese, sì, voglia. Credo di sì, io lo spero. No, spero anch'io, cazzo, cioè, al di là di tutto del Covid, cioè, sperando che ovviamente si risolva tutta la situazione. E, Jay, guarda, il 20 non esiste, dicono i Vibras, bravi, cioè, concordo totalmente, però purtroppo mancano ancora 2 mesi e mezzo, insomma, che cazzo possa succedere. E Jay, guarda, siamo arrivati alla conclusione. No, un'ultima domanda, un'ultima curiosità da buoni veterani punk rock così. Avete per caso cosa ascoltate in questo periodo? C'è qualche gruppo punk, magari diciamo dei più giovani, che vi ha incuriosito o così? Così. Beh, io ultimamente sono andato sotto in fissa parecchio con i Jasons, perché l'ho scoperti casualmente durante una chiacchierata con i ragazzi da Pro Rock e sono letteralmente uscito di testa per loro. Però ultimamente mi sto rifacendo molto sui classici e sulla vecchia scuola. Lo so, non è un discorso confortantissimo, però ultimamente, come ho 5 minuti liberi, è un disco dei Ramones sullo stereo e il volume a stecca. Ma guarda, no, non sei l'unico che va a rifugiarsi, tra virgolette, nella comfort zone, ci sta perché lo faccio anch'io, cioè, quindi non c'è nulla di male, anzi. Già, io ti ringrazio veramente per la chiacchierata. Sono io a Saluta i ragazzi. ringraziare voi a nome di tutti i ragazzi. Guarda, ringrazio soprattutto Chicco che mi sa che è dietro la telecamera, se non sbaglio, Esatto. perché. Ultimamente, guarda, per concordare questa intervista, no, non per concordare, l'intervista è stata concordata in un attimo. Per organizzare i vari aspetti tecnici, ultimi giorni ho parlato più con Chico che con mia madre, quindi cioè, è stato bellissimo, lo ringrazio. Non male. No, vi mando un grosso abbraccio, spero di rivedervi presto.
Io saluto tutti e niente, vi aspettiamo su Instagram, sulla nostra pagina Facebook, su Bandcamp. Ogni tanto teneteci d'occhio perché piano piano arriveranno notizie. Bah, scusa, mi ero dimenticato una cosa. Prima hai detto che le musicassette stanno finendo, giusto? Sì, Ok, ancora. per quelle poche copie rimaste, chi che fosse interessato cosa deve fare? Chi fosse interessato può scrivere un'email a lattepiù@gmail.com. No, Andiamo sulla vostra pagina Facebook. sì, sulla nostra pagina Aspetta. Facebook. Mi premurerò di Fa fare il post. niente, perfetto. Pagina Facebook del Latte Più e lì trovate tutte le informazioni. Jay, grazie di nuovo di cuore. Grazie a voi, ciao a tutti, Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. buona serata a tutti.